Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità. Il consigliere regionale del Partito Democratico, Dino Pepe, è tornato a parlare questa mattina di rete ospedaliera. Il vice capogruppo dei Dem ha invitato tutti i componenti teramani di maggioranza a votare contro i tagli previsti per il teramano. Ania Cantagalli. Consigliere, per quanto riguarda Teramo, la rete ospedaliera cosa propone? Ma purtroppo dopo 5 anni di attesa, dopo la fine del commissariamento della sanità e quindi anche del piano di rientro, ci aspettavamo molto di più circa il servizio sanitario in questa regione, ma soprattutto in questa provincia. Invece, attraverso questa delibera della giunta regionale, c'è un declassamento effettivo, concreto di Teramo e degli ospedali periferici di questa provincia. Solo a Teramo vengono tagliate 3 unità operative complesse, c'è il declassamento di neurochirurgia e tanti cittadini si recano altrove per cercare altre soluzioni ai loro problemi di salute. Aumenta la mobilità passiva, quindi la fuga dei cittadini di questa provincia verso le Marche in maniera particolare. Le liste d'attesa sono infinite. Dopo 5 anni di Marsilio e Berì, davvero siamo di fronte a un disastro circa il servizio sanitario in questa provincia. Tagliando sicuramente non si risolve il problema e non migliora il servizio sanitario. Lo vediamo dalle liste d'attesa e soprattutto da questa fuga, da questa evasione, da questa migrazione costante e continua dei cittadini di questa provincia, soprattutto verso le Marche. Chiediamo a Marsilio e Laverì almeno di lasciare i servizi che ci sono e non di tagliarli. E su questo noi presentiamo degli emendamenti specifici e speriamo che in commissione, ma in consiglio soprattutto, avremo la solidarietà da parte dei consiglieri di centrodestra di questa provincia che finora sono rimasti in silenzio. La cronaca, tragedia sventata a Valvomano in provincia di Teramo, dove ieri un trentenne del posto è stato arrestato in flagranza di reato mentre stava tentando di strangolare la moglie. Sono stati i vicini di casa che avevano sentito urla e rumore e rumori sempre più forti provenire dall'abitazione ad allertare i carabinieri che immediatamente sono intervenuti, trovando la casa completamente a soqquadro e la donna in stato di shock che recava i segni delle violenze subite. L'uomo è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Castrogno. E un'altra notizia che riguarda violenza sulle donne, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso la potestà genitoriale per il 36enne Macedone che nelle scorse settimane aveva sferrato 10 coltellate alla moglie nella comune abitazione di Capestrano, rischiando appunto di uccidere la donna. Il provvedimento è stato emesso dal giudice competente che ha detto no al collocamento temporaneo dei figli minori della coppia, dallo zio paterno. I figli si sono infatti ricongiunti alla vittima che da qualche giorno è stata dimessa dall'ospedale San Salvatore dell'Aquila in condizioni abbastanza buone, nonostante le plurime ferite, riportate nel corso dell'aggressione. Voltiamo pagina, manifestazione in Piazza Salotto questa mattina a Pescara per contestare una serie di scelte strategiche compiute dall'amministrazione comunale. I progetti sono sbagliati, dice Simona Barba di Italia Nostra ai nostri microfoni e noi siamo consapevoli di questi errori. Vediamo. Associazioni e comitati in piazza a Pescara per contestare le scelte dell'amministrazione comunale in materia urbanistica e in particolare sul piano della mancata salvaguardia ambientale. La manifestazione che si è tenuta sotto i portici di Piazza Salotto è stata in parte rovinata dalla pioggia, ma alcune decine di persone hanno scelto comunque di partecipare all'iniziativa. È uno dei primi appuntamenti che stiamo imbastendo per creare un osservatorio delle associazioni. Le associazioni sono consapevoli, le associazioni stanno studiando tutte le carte e si rendono conto della trasformazione che sta avvenendo in questa città. Questa trasformazione è veloce sull'onda di flussi finanziari. Il PNRR significa ripresa e resilienza. Ora noi vogliamo cercare di capire
dove sono queste azioni di ripresa, dove sono queste azioni di resilienza? Purtroppo non lo sono, perché vediamo che sono o rifacimenti di facciata o stravolgimenti di quartiere, non c'è gestione del verde urbano, non c'è gestione fra neanche le varie istituzioni. Se ci rendiamo conto sul caso Viale Primovere, che la sovrintendenza ha detto che gli alberi non dovevano essere tagliati, e questo è stato letto nel documento endoprocedimentale, e invece loro hanno tagliato gli alberi. Se ci rendiamo conto che tutti questi finanziamenti che l'Europa ci dà sono per interventi strutturali che non devono recare danno all'ambiente, ebbene li vediamo? Ogni intervento va a nuocere all'ambiente. E che cosa stanno facendo le associazioni? Le associazioni stanno facendo cultura, stanno studiando, stiamo dicendo alla città che la città è consapevole, non è addormentata. Questi progetti sono sbagliati, siamo consapevoli di questi errori e siamo consapevoli che questa è la strada sbagliata per cercare la vivibilità. Non è così che si raggiunge solo la diseguaglianza. Prende forma la lista della Lega in vista delle elezioni regionali del 10 marzo prossimo. Questa mattina a Francavilla al Mare, alla presenza del segretario regionale Luigi D'Eramo e del parlamentare Alberto Bagnai, è stata presentata la candidatura di Rocco Paolini. Presentata questa mattina a Francavilla al Mare la candidatura di Rocco Paolini, che correrà nelle liste della Lega alle regionali del 10 marzo prossimo. Ho ricoperto per 10 anni la carica di consigliere comunale nel comune di Francavilla al Mare, e ho ricoperto la carica di presidente del consiglio comunale, sono stato consigliere provinciale alla provincia di Chieti ed assessore al bilancio. Provengo dal mondo del civismo, il gruppo che io rappresento ha comunque deciso di entrare nel partito della Lega, perché è un partito che riconosce quelli che sono i nostri obiettivi, quelle che sono le nostre aspettative, sia nel campo della sicurezza, nel campo comunque dell'attenzione al mondo giovanile, dell'attenzione alla disabilità, tant'è vero che il partito a livello nazionale ha istituito il Ministero per la Disabilità, che per noi queste sono importanti, perché tante persone che sono vicino a noi si trovano ad avere a che fare con queste problematiche ogni giorno, che riguardano una gran parte della società, che poi comunque devono essere portate all'attenzione di chi comunque poi pone in essere quelle situazioni per agevolare e per integrare la vita di queste persone. Un'attenzione particolare anche sul nostro territorio per quanto riguarda anche l'agricoltura, per quanto riguarda le infrastrutture, quindi noi diciamo che questo tipo di situazione ci ha trovato d'accordo nel poter comunque continuare il mio operato anche nel prossimo consiglio regionale. Questa decisione è maturata perché comunque dalla parte del centro-sinistra c'è stata una disattenzione alle problematiche comunque a cui ho accennato prima, mentre ho trovato una corresponsione, quindi un'unione di responsabilità in questa coalizione di centrodestra, ma soprattutto all'interno del partito della Lega, che è molto vicino a quelle che sono le esigenze anche e soprattutto di quelle persone che hanno più necessità di essere aiutate. Un consesso di professionisti, ma anche osservatorio su temi di interesse per la collettività. Sono queste le finalità di Professione Italia, la cui sezione di Chieti è stata presentata questa mattina alla cittadinanza. Jacopo Forcella. Presentazione questa mattina a Chieti per Professione Italia, consesso di professionisti appartenenti alle più disparate specializzazioni che si pongono come obiettivo principale quello di sostenere i principi dello Stato e dell'economia liberali, fungendo da osservatorio privilegiato e anche forum di discussione permanente su temi di interesse sia dal punto di vista della categoria dei professionisti che di quello della collettività del territorio in generale. Siamo un network di professionisti, non solo professionista intendendo come
come professionista dal punto di vista ordinistico, ma anche imprenditori, piccoli imprenditori, che riusciamo già ad avere all'interno dell'associazione. Il nostro scopo è quello di un progetto molto ambizioso, riuscire a mettere al servizio della classe politica con cui sposiamo le ideologie e i valori, i nostri saperi e le nostre competenze. Quindi un modo nuovo di fare politica, cerchiamo di avvicinare alla politica tutti quei professionisti, quelle persone che per varie ragioni, a torto o comunque a ragione, se ne sono allontanati. Quindi è questo la nostra mission. Naturalmente noi abbiamo valori tradizionali, liberali, riformisti, nazionali, cattolici, e quindi sono gli stessi valori condivisi poi dalla coalizione di governo di centrodestra, ma anche di molte amministrazioni territoriali, quindi regionali, provinciali e comunali. Nessuna velleità politica però, l'obiettivo non sarà quello di porsi come partito o di scendere nell'agone elettorale. L'obiettivo che noi ci siamo dati sia a livello nazionale che a livello locale non è quello di trasformarci in un partito o in una lista civica a livello locale, vuole essere un modo nuovo e diverso di avvicinarci e di fare politica, senza necessariamente prevedere delle forme di militanza o la presentazione a elezioni. È la volontà da parte di alcuni professionisti di avvicinarsi alla politica condividendo dei valori comuni e mettendo al servizio della politica le proprie competenze, i propri saperi. Non ci sono, diciamo, finalità elettorali. Sono tanti gli obiettivi raggiunti da Tua nel 2023, bilancio dunque più che positivo quello del presidente della Società Unica di Trasporto Regionale De Angelis, che fissa anche le priorità in vista del nuovo anno. Paolo Renzetti. Presidente De Angelis, si sta chiudendo un 2023 positivo per la Tua, avete raggiunto diversi obiettivi che vi eravate preposti, si guarda al futuro, ma la chiusura di questo anno è sicuramente positiva. Sì, stiamo per chiudere questo anno, speriamo di chiuderlo in maniera positiva come abbiamo chiuso lo scorso anno, però siamo molto fiduciosi che ciò avvenga e abbiamo fatto tante cose, abbiamo acquistato tanti mezzi nuovi, circa 100 autobus, di cui 50 sono già arrivati e li abbiamo in dotazione, abbiamo raddoppiato la nostra flotta di treni e abbiamo potenziato ulteriormente tutta la divisione ferroviaria, tanto che il 10 dicembre prossimo 21 ci sarà il primo viaggio prova test verso Roma con uno dei nostri treni che arriverà a Roma Tiburtina. Poi ci saranno ulteriori novità per 2024 per quanto riguarda la divisione ferroviaria. Nel frattempo abbiamo avviato progetti importanti che porteranno all'innovazione, la digitalizzazione più marcata di questa azienda. Siamo in dirittura d'arrivo anche con la filovia di Pescara, che è una grande opera che la città aspetta da tantissimi anni e che cambierà in maniera radicale la mobilità cittadina, e poi stiamo lavorando anche per ridurre i costi energetici, quindi abbiamo delle idee per quanto riguarda nuovi impianti fotovoltaici, le stazioni di ricarica, insomma c'è tanta carne sul fuoco, come si usa dire, e questo poi sarà un lavoro che prenderà, diciamo, soprattutto nel 2024 maggiormente corpo, quindi quello del risparmio energetico è un altro tema che affronteremo in maniera robusta, ma quest'altro anno. Arriveranno altri nuovi autobus? Sì, arriveranno altri nuovi autobus, proprio in questi giorni fra l'altro abbiamo rinnovato anche la flotta delle nostre linee commerciali, quindi l'Aquila Roma avrà degli autobus, dei pullman nuovi che abbiamo acquistato proprio in questi giorni, e ci sarà un ulteriore arrivo di altri mezzi autobus per quanto riguarda le linee interurbane, ne aspettiamo altri 50 del primo ordine fatto e dovranno arrivare durante il primo semestre del 2024. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa di Barbara Paolone, manager e organizzatrice di eventi all'età di 54 anni. Da pochi mesi aveva scoperto una malattia che non le ha lasciato scampo. Conosciutissima nell'ambito della televisione e dell'intrattenimento, Barbara Paolone era anche la moglie del noto showman pescarese Vincenzo Olivieri.
Tante le testimonianze di cordoglio in queste ore dal mondo dello spettacolo, una nota è stata diffusa anche dal Teatro Stabile d'Abruzzo, a quello della politica. Tra i ricordi più commossi, quello del deputato Guerino Testa, nell'anima conserverò sempre un bene profondo e la memoria di una donna piena di vita, sono le parole di Testa, e con grande sconforto che mi unisco al dolore di Vincenzo e di tutti i familiari. Voltiamo pagina, la zona sud di Pescara negli ultimi tempi è al centro di profonde trasformazioni urbanistiche. Questa mattina alla presenza del sindaco Masci e di diversi esponenti dell'amministrazione comunale sono state inaugurate via Piero Angela e largo Fratelli di Bartolomeo. Il servizio. Uno, due. Taglio del nastro questa mattina a Pescara per inaugurare via Piero Angela, che da oggi collegherà viale Pindaro e viale Marconi, e largo Fratelli di Bartolomeo, dove sta per aprire un nuovo supermercato e dove sono stati realizzati numerosi parcheggi. Cambia volto dunque una zona nevralgica della città che nel raggio di pochi metri ospita l'università, il palazzo di giustizia e lo stadio adriatico. Questa era un'area chiusa dove c'era un'attività imprenditoriale che in questi anni abbiamo totalmente trasformato grazie a un accordo di Provamba che prevede anche la realizzazione di un parcheggio pubblico di circa 100 posti auto e un parcheggio legato all'attività commerciale che è nata di altri 70 posti auto, quindi ci saranno in questa zona 170 posti auto a disposizione, in più ci sarà una nuova strada che collegherà via Marconi con viale Pindaro. Questa strada l'abbiamo dedicata a Piero Angela, un divulgatore scientifico, un uomo che è stato un gigante della storia italiana per quanto riguarda la conoscenza, e abbiamo voluto intitolarla a lui proprio perché questa strada arriva all'università, quindi al luogo del sapere della nostra città e non solo della nostra città. Quindi questa scelta di unire una strada con un luogo fisico legato alla conoscenza in questo momento storico in cui il sapere è fondamentale, credo che sia una scelta giusta in questo periodo in cui parliamo molto di intelligenza artificiale, ma noi vogliamo che si sviluppi l'intelligenza naturale degli uomini che sanno creare e che sanno creare soprattutto le città. Poi c'è una nuova attività commerciale che nasce, importantissima, un bel edificio colorato, c'è un'area che sicuramente con questi interventi si spinge ancora di più verso lo sviluppo, c'è l'intervento su via Pepe che stiamo completando. La città si sta trasformando, la città ha accettato la sfida del cambiamento, un cambiamento radicale su tante situazioni, perché oggi il cambiamento è necessario accompagnarlo e non certo subirlo o ostacolarlo. Questa è la sfida vera che noi abbiamo lanciato da qualche anno a questa parte dopo il Covid, tant'è che oggi a Pescara ci sono 100 milioni di euro di lavoro in corso che riguardano le scuole, gli asili nido, gli impianti sportivi, le strutture teatrali, le strutture sociali, le piazze, le strade, interventi che cambieranno il volto della città. Adesso lo sport, calcio, dopo aver raccolto appena 5 punti in 8 partite, questo pomeriggio per il Pescara possibilità di riscatto a Chiavari. Alle 16.15 la squadra di Zeman cercherà il successo contro la Virtus Entella, probabile qualche novità nell'undici iniziale del Delfino con Pierno a destra e Milani a sinistra nel pacchetto arretrato che sarà completato da Mesic e Pellacani. Possibile che Franchini abbia un'opportunità dal primo minuto nel ruolo di interno con Tungiov che potrebbe partire dalla panchina e Aloy è squizzato come altri due interpreti. Davanti, dopo il gol in Coppa Italia in settimana contro il Latina, Cuppone potrebbe ritrovare il ruolo di boa centrale d'attacco con Merola e Cangiano sugli esterni. Nei liguri Fagioli e Zamparo potrebbero formare la coppia offensiva con Manzi, Sadichi e Bonini terzetto difensivo davanti a De Lucia. A centrocampo Peterman sarà il play con Parodi e il giovane Di Mario sulle corsie laterali. Fischio d'inizio alle 16.15, arbitra Daniele Virgilio di Trapani, dalle 15.30 l'Abruzzo del pallone live con il pre-gara e poi il match e le interviste in diretta dallo stadio di Chiavari, conduce in studio Andrea Costantini.
Ancora calcio, sfida tra abruzzesi in Serie D all'Angelini di Chieti, dove arriva il Notaresco, mentre l'Aquila cerca il terzo successo interno consecutivo contro il Vasto Girardi, trasferta insidiosa per l'Avezzano, impegnato a Senigallia con la Virgor. Il servizio. Un derby, quello di Chieti, e due gare che non si possono sbagliare per continuare a tallonare la capolista San Benedettese. Sarà una giornata intensa nel girone F di Serie D che per l'Abruzzo avrà come centro di principale interesse lo stadio Guido Angelini, dove il Chieti ospita il Notaresco per riscattare il pariscialvo di domenica scorsa a Termoli. Neroverdi che saranno primi in porta di Serra, espulso al Cannarsa, e che sarà sostituito da Antignani tra i pali. Questo dovrebbe consentire a Chianese di poter schierare un over in più in mezzo al campo. Dopo la squalifica torna D'Ancora, così come dovrebbe trovare una maglia da titolare Moro Masavud. Non sarà a disposizione per domani, ma la trattativa è definita. Vincenzo Gatto, giocatore individuato dalla dirigenza come colui che andrà a riempire una casella, quella del play, vero vulnus del Chieti in questa prima parte di stagione. In difesa dubbio con Son, c'è Vesi in caso di forfè. In casa Notaresco in settimana è arrivato Samuele Carnevali in attacco, che andrà a sostituire il partente Ranieri e sarà già a disposizione domani pomeriggio. Formiconi si allena da qualche giorno con i rossi blu di Alessandro Bruno, che riproporranno Curtosi tra i pali al posto di Barzanti e Marrancone sulla corsia destra, mentre sarà Belloni come di consueto a guidare l'attacco. A sinistra spazio al grande ex Manfredo Pietrantonio. Nella settimana che ha visto la presentazione del nuovo direttore sportivo Moreno Sacchetti, impegno interno per l'Aquila contro il Vasto Girardi. I rossoblu stanno cambiando pelle, perché il dirigente è stato chiaro: la rimonta passa anche e soprattutto dalla scelta degli under. Galesio in partenza, mentre in arrivo Allegretti dal San Marzano. Dietro il giovane Giulio Dori dovrebbe dare ulteriore sostanza alla corsia esterna. L'Aquila ha vinto le ultime due partite giocate davanti al proprio pubblico, e quella di domani contro i molisani in difficoltà e con 12 punti nel carniere rappresenta una chance ghiotta dopo lo stop di San Benedetto, che ha allontanato ancora di più la testa della graduatoria, ora distante 8 lunghezze. È evidente che in attesa di veder ridisegnato l'organico, che dovrebbe essere più in linea con le esigenze di Roberto Cappellacci, l'obiettivo per l'Aquila è quello di tenere botta e non vedere crescere il numero di punti di ritardo dalla prima. Trasferta complicata a dir poco per l'Avezzano a Senigallia, al cospetto di una Vigor insidiosa che ha riabbracciato Alessandro Pesaresi. In casa biancoverde l'imperativo anche qui è rimanere attaccati al terzetto con Chieti e Campobasso, sperando in qualche passo falso della capolista, ma non sarà affatto semplice. La buona notizia per Ferrazzoli è che l'infermeria si sta svuotando, c'è un Onazzi in più in mezzo al campo e la propensione offensiva della squadra lascia spazi per sperare in un blitz nelle Marche. Vince solo una, quindi una sola vince e scrive la storia e gli altri la leggono. Quindi io sì, sono in questo momento sono settato, siamo partiti con l'idea di provare a vincere, ci proveremo fino in fondo, se così non sarà ci riproveremo. Fischio d'inizio delle gare alle 14.30, tranne che a Senigallia, qui come spesso accade mezz'ora dopo alle 15 scenderanno in campo Vigor e Avezzano. Ancora calcio, ma scendiamo di categoria. Teramo e Giulianova, separate da un solo punto in classifica, tornano in campo domani in eccellenza. I biancorossi riceveranno al Bonolis lo Spoltore di Donato Ronci, mentre la squadra di Alessandro Lucarelli se la vedrà in trasferta contro l'Ovidiana Sulmona di Antonio Meco Monaco. Vediamo. Teramo contro lo Spoltore al Bonolis, Giulianova ospite dell'Ovidiana Sulmona. La quindicesima giornata del campionato di eccellenza riporta le due squadre a focalizzarsi sul campionato, dopo essersi guadagnate entrambe la finale di Coppa Italia, che si disputerà il prossimo 17 gennaio. Diavolo con un Nicola Santirocco in più per la gara di domani, attaccante 24enne che va a rinforzare il reparto avanzato. Dobbiamo cancellare il brutto risultato di domenica scorsa, affrontiamo una squadra che non sta attraversando un buon momento di forma, però non ci dimentichiamo che è una squadra che fino a tre partite fa ha battuto l'Angolano e stava in zona playoff, è una squadra che è allenata da un allenatore espertissimo di categoria, quindi sicuramente non sarà una partita facile domani. È un giocatore, la classica prima punta, un classico giocatore che cercavamo noi, un giocatore che ci serviva perché lì davanti, come per quel ruolo, c'eravamo solo Dos, quindi è quel classico attaccante d'area di rigore,
Sicuramente domani sarà a disposizione, l'ufficialità arriverà oggi, quindi il ragazzo sta bene, è volenteroso, la cosa importante è che è una persona seria, è uno che ha capito dove è venuto. Io ho sempre detto qui, i giocatori che devono arrivare da adesso sono giocatori che devono capire che vengono in una situazione dove la squadra sta facendo benissimo, quindi vengono a dare una mano per cercare di raggiungere l'obiettivo finale. Nelle partite sporche dove troverai squadre che ti si chiudono dietro, sono pochi spazi, e riempire l'area di rigore con un altro giocatore così strutturato a noi, per noi è un vantaggio, anche perché Nuan da quel punto di vista sì, è vero che può fare la prima punta, però non ha quella struttura tale per diciamo, sovrastare gli avversari in area di rigore. Nuan quando gioca prima punta è un giocatore più da campo aperto. Il Giulianova, che insegue il Teramo capolista da un punto di distanza, avrà invece un impegno non semplice in casa di una delle sorprese finora in negativo del campionato. Partita difficilissima, complicata, allenatore molto bravo che conosco bene, che qui diciamo in questa categoria per sbaglio, perché ha fatto tanti anni nella Serie D, e quindi ci aspettiamo una partita contro una squadra che ha dei valori importanti, giocatori importanti, che sanno fare gol, sanno vincere le partite, sanno gestire, c'è un mix di esperienza e gioventù in questa squadra, in casa soprattutto sono molto temibili. Detto questo, noi però abbiamo tutti a disposizione, domani manca solo di Giuseppe, per il resto abbiamo tutti quanti pronti per darci un grande contributo per cercare di portare a casa 3 punti, perché noi dobbiamo cercare di vincere questa partita. Questa era la nostra ultima notizia, tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube o sul nostro sito, alla pagina www.tv6.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.